Grazie di essere venuti. Ho scritto una storia su un personaggio che si è allontanato dalla sua famiglia e vive da solo. Che ne pensate se... Un porto, uno per animarsi per stare, mamma mia, c'è più fare. Mamma mia, ora all'ospedale lo faccio dare, uno per animarsi. Oh, mamma mia, c'è dolore, mamma mia. Secondo me sono l'affetto, l'amore e la sopportazione quando succedono queste cose. Oh mamma, oh mamma, anche lo tuo dente porto di ieri. Oh mia, che bella giornata. Ma deve essere vecchio la candela, ma la studio. Eh? Non c'è lo usore prima. Oh, ma me la usa, dai, oh, me la usa. Buongiorno. Hai dormito bene?
Sono Maurizio, un agente immobiliare. Ho 34 anni, sposato, con una figlia. Spesso mi occupo di appartamenti estivi tra le zone di Casalabate e Torre Rinalda, in provincia di Lecce, Nord Salento. Che io vado. Ciao amore. Ciao, buona giornata. Un po' di mela. Ciao. Ciao. Ciao amore. Il vecchio Pietro. Il vecchio Pietro viveva in una campagna, lontano dalla civiltà, in un trullo, a pochi chilometri dal mare, e dove io quasi ogni giorno passavo per il mio lavoro. Aveva una bicicletta molto vecchia e pedalava lentamente, ma con un'andatura costante e faticosa, per sostenere se stesso e il peso dei suoi sacchi, pieni di tutto ciò che trovava. Un giorno mi fermai in un bar, vicino al porto di Casalabate. Il vecchio Pietro si fermava spesso lì, quando era stanco ed esausto, e c'era sempre qualcuno che gli offriva una birra fresca. Io, vedendolo da sempre, sin dalla mia adolescenza, ero troppo curioso ed attratto del suo passato, così mi fermai anch'io al bar, per chiedere chi fosse. Grazie, grazie, dai! Che poco va, Pietro! Che caldo che sta facendo! Ormai non ci sono più le stagioni, passiamo dal caldo al freddo. Senta, un'informazione, ma chi è quella persona che sta passando? Quella che sta passando adesso, non le posso fare segno. Figlio mio, lo passavo da Gio Cristiano, non mi stero. Ma quella persona perché ti interessa? Sono cresciuto qui, in questa marina di Casalabate. E da quando ero piccolo, che giocavo con i miei amici, mi fermavo lì ad osservarlo. E adesso che sono passati tanti anni, io oggi ho 34 anni. Una buona salute. Grazie. Lo vedo sempre con quella bicicletta, sia d'inverno che d'estate. E mi chiedevo il perché. Dopo tanti anni lui è ancora così in queste condizioni. Dalle nostre parti ne conosciamo uno con l'altro. E persone come sto Cristiano non siamo abituati a quelle vite. Capisco la tua curiosità. Ci sono persone che a volte scegliono la loro vita. Quindi mi sta dicendo che lui ha scelto questo tipo di vita? Eh sì, purtroppo. Aveva l'età tua quando è successo. Successo cosa? Figlio mio, ora si è fatto tardi. Io ora me ne vado a casa, non mangio e mi riposo. D'accordo, vuoi un passaggio? No, grazie, passa Rupino e me ne porta, se no si preoccupa, io non mi vedo. Nicolì, ciao! Pronti, pronti, come è uscita la pesca? Beh, insomma, dai, non ne potevo lamentare. Bene, mi ha fatto piacere. La prossima volta, se ci sarà occasione, vorrei offrirle un caffè. Nicolì! Pronti! Signoria, come ti chiami? Io mi chiamo Maurizio. Signoria, come ti chiami? Io mi chiamo Nicola, ma potete chiamare pure Nicolino. Nicolì! Pronti! Pronti, pronti! Ecco, grazie. Salve, buongiorno. Buongiorno, sono a lei. Conoscere anche, Nicolino. Anche a me. Salve. Ciao.
senza accorgermi si era fatto tardi, all'incirca le 13, ed ero ancora nei pressi di casa l'abate. Così decisi di andare da Enrico Squinzano per un caffè e successivamente fermarmi a pranzare da mia madre. Ma a metà strada, da lontano vidi un omino. Avvicinandomi mi accorsi che era lui. Ma questa volta, mentre lo guardavo, lui rivolse lo sguardo verso di me per un attimo e dopo riprese a guardare la strada. Ciao Henry. Ehi, ciao Maurizio. Pronti per il caffè? Sì, 5 secondi soltanto, finisco un attimo una cosa alla macchina. D'accordo Henry, l'importante è che non tardiamo. Renaud, buongiorno. Sì, sì, un minuto che chiedo, un attimo, sì. Enrico, c'è il dottor Rossi in linea, chiede della macchina. È pronta? È pronta, però siccome è ora di chiusura, gli dici se può venire nel primo pomeriggio a ritirarla. Ok. Sì, dottore, allora, dice Enrico che nel primo pomeriggio è pronta la macchina, però nel primo pomeriggio la può venire a ritirare perché ormai siamo in chiusura. Allora, andiamo? Sì. Provo a settimana, sono un po'. Va bene. Ci voleva proprio questo caffè? Sabato sono stato in fiera a Fasano. Esponevano attrezzatura per officina. Solo che i prezzi erano quasi uguali a quelli di mercato. E mi era venuto un dubbio, li prendo qui o li prendo dal rappresentante? Ehi, Henry. Ci sei? Sì, scusa, stavo pensando a un'altra cosa. Spero non sia qualcosa di grave. No, è una cosa che mi porto da anni. Ma che finalmente sto scoprendo forse di che cosa si tratta. La domanda che ti ho fatto l'hai sentita? No, Enrico, scusami, me la puoi fare un'altra volta che è tardi. E mia madre poi chi la sente? Va bene, dai. Poi ne parliamo un'altra volta. Ah, Enrico, grazie del caffè. Figurati. Buongiorno Nicolì. Buongiorno. Scusa, chi sei? Come, lo Maurizio sotto? Non mi sta a conoscere? Conosco. Lo Maurizio, quello che ti ha domandato l'altra volta, che c'era quel vecchietto con la bicicletta. Mi dicesti poi che mi dovevi finire di raccontare quella storia. Ah, sì, sì, mo mi stai a ricordo.
Come stai? Bene, bene, grazie. Ma tu sei ancora interessato alla storia? Potrei anche lasciar perdere e fregarmene. Ma sinceramente, io me lo vedo sempre la mattina, il pomeriggio, a volte anche la sera. Perché questa povera persona sta in queste condizioni? La curiosità è tanta. E allora vorrei capire meglio se è per sua scelta. Avvicinati, avvicinati, la ti racconto. Così Nicolino iniziò a raccontarmi che un tempo il vecchio Pietro era un bravo pescatore e che tutti i proprietari dei migliori ristoranti di Lecce e provincia attendevano il suo rientro con la sua barca per comprare il suo pesce. Lui aveva una moglie bellissima e due figli, il più grande Tommaso di 10 anni. Lui gli insegnava tutto sulla tecnica della pesca già da quando aveva compiuto 5 anni, lo portava con sé. Un giorno uscirono di mattina presto. Come di consueto, non c'era una nuvola. Il caldo era già forte prima del sorgere del sole. Il mare era come uno stagno, così caldo. Tommaso, ha picchiato tutto? Sì, papà. Eccoli! Continuò a dirmi che il padre e il bambino incominciarono a remare per avviarsi alla pesca. A un certo punto la corrente, nonostante il mare fosse calmo, era sempre più forte. Così l'uomo decise di rientrare, ma nonostante il suo remare verso riva, la corrente li allontanava sempre di più. La barca non era molto grande e un'onda violenta la capovolse. I due così caddero in mare e il bambino fu colpito letalmente da un remo. L'uomo disperato riuscì a venire comunque a riva con tutte le sue forze e la sua rabbia, con l'aiuto anche della corrente di tramontana. Giunto a riva sollevò tra le sue braccia il corpo del bambino senza vita. Poi un pescatore sul posto lo soccorse. Scusami, signor Nicolino. Non avrei mai pensato di poterla ferire e non pensavo mai che Pietro potesse essere suo figlio. E Pino è mio nipote. Mi dispiace. Fui colpito profondamente dalla storia che mi raccontò il vecchio Nicolino e immaginai il dolore che portava con sé vedendo passare suo figlio in quelle condizioni e accontentarsi da un semplice sguardo senza neanche un cenno di saluto. In qualche modo ero pentito di avergli trasmesso quei ricordi, facendogli rivivere tutto quel dolore ed aver saputo poi tutto quello che gli era successo. Mi sentivo come se fossi ormai parte di questa storia e non riuscivo tutte le volte che incontravo il vecchio Pietro con la sua bici a rivivere quel dramma e a rintristirmi. Che caldo che sta facendo. Sì, forse sono un po' alti di scaldamento. Sì, li vado a spegnere. Anna. Che c'è?
Devo uscire. Devo fare una cosa importante. Hai per caso della carne e del vino? Sì, c'è della carne nel frigo e anche un po' di vino, ma perché? Ok, dammele. Poi ti spiegherò. Adesso vado di fretta, prima che faccia buio. Ma ci sta con vino. Niente, niente, fidati di me. Non tardare. Ok, non tarderò, tranquillo. Giunto al trullo, dove abitava il vecchio Pietro, vedevo uscire del fumo e avvicinandomi notavo la sua bicicletta. Sceso dall'auto e messo da parte l'imbarazzo del primo incontro, chiedevo se ci fosse qualcuno. Salve, buonasera. Ciao, ti serve niente? Ero di passaggio, ho visto del fumo, mi sono fermato. Ho una bottiglia di vino. Grazie, ma io non posso accettare, non ti conosco. Ma nella macchina ho altre bottiglie, avevo pensato che ne gradisci una. Grazie, grazie, ma ci te sta mandando, un pane eterno, ed è proprio quello che serviva. E già chi è che ho visto un poco di fumo, c'è un poco di carne, così le metti sul fuoco. Ma perché sta qua ci sono gesto? Perché, caro signore, noi comuni mortali siamo. E appunto la vita, fanne bene e ricevi bene. E io tengo piacere con te da queste cose. Grazie, grazie. Va bene, io mi chiamo Maurizio. Piacere, Pietro. Va bene, signor Pietro. Quando mi trovo in zona, vengo a salutarla. Grazie, signore. Ave tanti anni che non mi chiama nessuno più signore. Perché, signore, ci vede solamente uno. E sta in cielo, se veramente esiste. Va bene, Pietro. Ora vado. Mauri, grazie. Della carne e dello miero. Buon pao, e me lascio a cucino. Ciao, arrivederci, Piero. Ciao, grazie. Contento finalmente di aver conosciuto Pietro e di aver superato l'imbarazzo, ritornai a Lecce, dove mia moglie e mia figlia erano pronte per uscire, andando in una pizzeria. Le raccontai tutta la storia a mia moglie, tanto che rimase scossa e commossa ad ascoltare il racconto del vecchio Pietro e della sua famiglia. I signori desiderano qualcos'altro? No, grazie. Buongiorno. Buongiorno. Un caffè? Certo, subito. Goccio d'acqua frizzante anche.
Senta, non è che per caso ho visto il signor Nicolino, no? E io da stamattina sono venuto, l'ho cercato ma non l'ho trovato. Lo Nicolino sta male. E c'è te? Edu Cristiano sta a muore. Non sai quanto mi dispiace di tutto quello che ha passato con il figlio. E com'è che lei sa anche la storia di suo figlio? Noi barisi sappiamo tante cose, solo che siamo riservati. Ma sai quante ne sentiamo? Senti, ascolta. Non è che mi potrebbe dire dove abita, no? Così lo vado a trovare prima che sia troppo tardi. Guarda, mi pare in via del Pescecane. Dovrebbe essere il numero 13. D'accordo, grazie. Niente. Anto, fammi un caffè per favore, eh? Subito, Pino. Senti, ma come sta il Nicolino? Il Nicolino purtroppo sta male. Sta perdendo troppe forze. Però sta a capisce tutto, eh? Pure casa ne sta male. Salutamolo tanto quando lui, sai, mi raccomando. Grazie. Salve, buongiorno, signor Pino. Buongiorno. Ma come fa a conoscere il mio nome? Ci conosciamo già? Io sono un amico di suo nonno. Qualche volta è venuto a prenderlo alla panchina, la solita panchina di giù al porto. E mi ha raccontato un po' di suo padre. Io non ho un padre. Forse un tempo, ma adesso non più. Signor Pino, io non voglio intromettermi nei fatti di famiglia. Sinceramente, ho da dirle qualcosa. Se possiamo spostarci un attimo per parlare. Signor Pino, suo nonno ha vissuto tutti questi anni in queste condizioni. Soffrendo perché vedeva suo figlio e si accontentava solo nel guardarlo, neanche un cenno di saluto. E chissà cosa darebbe per poterlo abbracciare l'ultima volta prima che sia troppo tardi. Non sai che significa crescere senza un padre e mia madre sola ad affrontare tutte le situazioni nella vita. E lui come ha agito? Ci ha abbandonati. Hai perfettamente ragione. Ma suo padre, non pensare che stia bene con se stesso. Vedi un po' la vita che conduce, vedi com'è mal ridotto. Lui è chiuso in se stesso, oltre che con gli altri. Pensa un po' al fatto che lui si dà una colpa di aver ucciso suo figlio con quel maledetto Remo. Lui si sente un pericolo anche con te. Si sente un fallito. Pensa che vicino a te avrebbe potuto causarti un'altra simile situazione. Ama tantissimo tua madre e ha preferito andare via piuttosto che causare altri dispiaceri come quella tragedia che vi è successo. Ma sappi che lui sta male e non vive con nessuno, ma solo con se stesso e con i ricordi. So che ha sofferto tanto, specialmente ad aver affrontato la vita in una situazione molto difficile. Ma credimi, sei l'unica persona che potrebbe dare un senso a questa vita prima che sia troppo tardi. Sia per tuo nonno e tuo padre, che per te e tua madre, per riprendervi i vostri sguardi e se ce ne sarà bisogno condividere insieme i vostri dolori, perché quello che vi è successo non è per voi ogni singolo dolore, è un dolore comune e la vita passa in fretta. Devo andare, arrivederci. Salve, arrivederci, signor Pino. Salve, buonasera, signora. Siete l'Unicolino? E chi siete? Un amico sono, Maurizio. E cosa volete? Ho da dirgli una cosa importante. Ma non sta bene. Gira. E no, amico, tu dice prenderlo, Maurizio. Buongiorno. Posso? Poi. Salve. Ciao. Buongiorno. Ciao Nicolino, come siamo? E come si mai? E ne sapevo l'ultima volta con un bicio, ma un figlio mio, con un bicio. Papà, non dire queste cose. A Giovanotto non gli interessano. Signore, troppo tardi. Io so tutto.
quello che avete passato e quello che sta passando. E che cosa sai? Tutto, l'ho già raccontato tutto. Ma perché, papà? Tanti cristiani se ne hanno fregati, ma io è diverso. E quando era vicino che guardava sempre marito, non si è dato mai pace come si è ridotto lo figlio mio. Come stai? E come vai a stare? Da. No, non ci la passo! Da, forza, papà! E basta queste sofferenze! No! Hai visto il cenaggio portale? Capisco, non mi era da carne, ma di a pensare, ma quello è passato l'osservato per me. Quando eri vicino, dai mi sono firmato, ma guardavi, come io pensavo di avere figlio mio. Nonostante i tuoi amici, ti eri firmato e mi guardavi, non mi capiste. Non pensavo mai che un giorno tuo cognone, te tanto, possa fare tutte queste cose per me. Io ti ho notato, quando eri grande, quando passavi con la macchina, mi guardavi. E in fondo, tieni quasi l'età dei figli, ma ce l'ho proprio la stessa. E grazie a te, a Giorgio, per non mica ancora per rimanere a vivere la mia famiglia. Signor Pietro, io credo che sia stato sempre spinto da qualcosa, se non fosse stato per suo padre a raccontarmi un po' la storia di quello che le è successo. Ma ora basta soffrire da soli. Certe cose si affrontano insieme. E nonno da soli. Posso dimenticare quello che è stato per me e quello che hai fatto. Ora vado. Ma un giorno ci rivedremo. Qualche tempo mi ritrovai con un cliente interessato ad una villa posizionata nelle vicinanze del bar del porto. Vicino al mare, non lo so, mi fa sapere. Abbiamo tutta la documentazione? Sì, tutto quanto. Planimetria, misura catastale, tutto? Sì, sì, tutto a posto. Va bene, fammi pensare, fra qualche giorno ci sentiamo. D'accordo, andiamo, ti offro un caffè. Thank you.
Percorrendo quel tragitto per arrivare al bar, provavo un senso di nostalgia e tristezza del vecchio Nicolino, che ormai non vedevo più da mesi. Attraverso un video. E voi come personaggi, tu che ne pensi? Ma Maurizio, mentre la raccontavi ci siamo guardati l'un l'altro e sinceramente secondo me il tuo è un bel messaggio, ecco, da trasmettere alle persone e sensibilizzarle nei confronti delle persone che vivono sole. E sarebbe pure bello provare a realizzarla, si può, che dite? Siete d'accordo? Sì, si può fare. Tu Francesco, che ne pensi se la facciamo? Sì, anch'io sono d'accordo. Schiacciare. Aspetta, aspetta. Ciao Enrico. Ciao. Immesso in opera. Montaggio. Ciao. Ancora troppo presto, ce n'è di strada. Ciao.